Eravamo esclusivamente alle Olimpiadi, campionati d'Europa, con altri invece tipo quegli slavi oppure i rumeni. Ecco, si andava probabilmente una volta all'anno, facevamo un incontro di nazionale con loro, ma nonostante tutto noi andavamo. Non c'era libertà di movimento e gli atleti li trovavamo in gara, ci si salutava per carità, c'era un rapporto amichevole tra noi, ma era difficile la possibilità, ecco, di vivere un momento come normalmente si fa tra amici. Ecco, era un po' così, o c'era sempre una persona terza che doveva fare da intermediario. Ecco, non c'era la possibilità di dialogare direttamente fra atleti, ma c'era sempre l'interprete, che poi andava bene, io non me la cavo benissimo con le lingue, però per quello che è un approccio, ecco, con gli atleti così, quello andava bene, ma c'era questa difficoltà e purtroppo era un limite, perché mi rendo conto oggi del bello e delle potenzialità che ci sono per il fatto di potersi confrontare come quando si vuole con tutti gli atleti.